una meditazione sul rilascio transpersonale. Quindi imparare a essere ok col lasciare andare, quindi imparare a non voler sempre controllare tutto, ma automaticamente rilasciare. Lo faremo usando una tipica meditazione col respiro, respiro onda. Nell'ispirazione divento consapevole, accetto, e nell'espirazione rilascio, lascio andare, permetto che vada. Ok, allora partiamo. Chiudete gli occhi. Fate un bel respiro e rilassate. Rilassate il corpo, la mente, che sono insieme. Più uno si rilassa, più anche l'altro si rilassa, e le emozioni, che sono anche quelle tutte unite insieme, si calmano. Allora, nell'inspiro permetto a me stesso di accettare il fatto che voglio controllare le cose, voglio il controllo. Inspiro, accetto che voglio il controllo, espiro, lascio andare, volere il controllo. Inspiro, accetto, abbraccio il fatto che voglio il controllo, espiro, lascio andare la volontà di controllare le cose. Ecco, continuo a farlo per qualche respiro. Abbraccio il fatto che è ok per me volere il controllo, espiro, lascio andare questa volontà di controllo. Continuo ancora per qualche respiro. Ecco, la seconda doppietta è il fatto di essere controllati, quindi accetto nell'inspiro il fatto che sotto sotto voglio essere controllato da tutto, dalla società, dalle persone vicine, eccetera. Poi ovviamente quando espiro lascio andare questa volontà di essere controllati. Inspiro, accetto il fatto che c'è una volontà di essere controllato. Espiro, lascio andare questa volontà di essere controllato. Continuo così per un po' di respiro. Ovviamente puoi sempre mettere in pausa e farlo con i tuoi tempi. La terza cosa su cui lavoriamo è la volontà di approvazione. Questo è molto importante. Quindi quando ispiro accetto, abbraccio il fatto che ho questa volontà di approvazione, voglio che gli altri mi approvino, e quando espiro lascio andare questa volontà di approvazione. Come sempre, per non riempire queste pratiche di silenzio e basta, che sarebbe ok, passo oltre alla quarto aspetto, poi ognuno se vuole mette in pausa e lo fa. Adesso andiamo un po' più a fondo, andiamo alla nostra base della piramide di Maslow, la volontà di sicurezza, di sopravvivenza. Quando ispiro accetto il fatto che dentro di me c'è questa volontà di sopravvivere, di essere al sicuro. Quando espiro lascio andare questa volontà di sicurezza. Se preferite mi faccio rendere sicuro dall'universo, non sono più io che lo devo fare. Quindi accetto
la mia volontà di sicurezza e sopravvivenza, quando espiro la lascio andare, la rilascio. Ecco, adesso, come promesso nel titolo, andiamo in cose un po' più metafisiche. Se quello che facciamo adesso ti dovesse dare dei disagi, semplicemente sospendi la pratica. Adesso accettiamo il fatto che sotto sotto c'è una volontà di qualcuno potrebbe avere, insomma, sotto sotto una volontà di morte. Quindi accetto il fatto che ci sia questa volontà. E poi, soprattutto, quando espiro la lascio andare. Quindi questa volontà di, come dico, di lasciare la valle di lacrime. Questo è l'aspetto più traspersonale. Come ripeto, se ti dà dei disagi questa pratica, ad esempio io non percepisco dentro di me questa grande volontà di lasciare il corpo fisico, semplicemente o lo fai comunque oppure passi a quello successivo. Quello successivo è la volontà di essere uno con il tutto, la volontà di oneness. Quindi permetto a me stesso, quindi quando ispiro accetto il fatto che voglio essere, voglio trascendere, voglio essere uno col tutto, quando espiro lascio andare questa volontà, lascio andare questo desiderio. Alla fine stiamo lavorando su dei desideri molto profondi della nostra natura. Di trascendenza, di essere uno col tutto, e lascio andare questa volontà. E infine l'ultima, la ottava delle nostre pratiche, diciamo aspetti che trattiamo, in questo caso è la volontà. Grazie per aver praticato con me. Se ti è piaciuto, ripetilo ogni giorno. Metti il pollice in su e commenta. Iscriviti al canale per non perderti nulla e prova anche le altre pratiche. E se vuoi la versione completa, iscriviti alla mia community privata HNA. Trovi tutti i link in descrizione. Seguimi su tutti i social. Un abbraccio non di effimera luce, ma di carnale affetto e alla prossima.